Il Pescara interrompe la serie di vittorie consecutive ma esce imbattuto dal difficile campo della Virtus Entella al termine di una gara equilibrata e che ha visto comunque un Delfino combattivo e sempre in partita. Ai ragazzi di Massimoddo è mancato il gol, ma non sono mancate le occasioni con la difesa della formazione abruzzese che ha dimostrato di essere sempre più sicura. Peccato per l'infortunio di Mandragora che potrebbe chiudere anche anticipatamente la stagione. Ora il pensiero va al derby di domenica prossima con la Virtus Lanciano allo stadio Adriatico in 90 minuti, a questo punto decisivi. In terra ligure non ci sono lo squalificato Verre e all'ultimo momento anche capitan Memushai colpito da un violento attacco influenzale. Dal primo minuto c'è Bruno con Ben Ali tornato in campo dopo le 4 giornate di squalifica e Torreira a comporre il terzetto di centrocampo. Dopo un minuto Entella subito pericolosa in contropiede con la palla servita da Caputo per Staiti e con il tiro del centrocampista biancoceleste la risposta di Fiorillo. Al terzo pericoloso di Carmine che non trova però lo specchio. Inizio prepotente della squadra di Aglietti che gioca in velocità. Al decimo si infortuna Rolando Mandragora che viene sostituito da Zuparic. All'undicesimo di nuovo Virtus pericolosa con un tiro violento di Troiano dai 25 metri e con il pallone che termina di pochissimo fuori. I ragazzi di Oddo appaiono in difficoltà di fronte all'aggressività dei liguri. Al tredicesimo si vede però per la prima volta la formazione abruzzese con Caprari che in contropiede conclude poi dalla distanza mandando alto anziché servire la Padula che si stava liberando sulla sua destra. Caprari ci riprova al diciottesimo ma anche questa volta la mira non è delle migliori. Passato il momento difficile la squadra adriatica manovra con maggiore efficacia con la Padula che al ventunesimo tira violentemente addosso a Jacobucci che salva in calcio d'angolo. La maggiore tecnica del Pescara si lascia preferire e le cose migliorano e così Torreira al ventitresimo una buona occasione alzando di poco sopra la traversa. I biancazzurri per l'occasione in maglia rossa hanno qualche difficoltà ad entrare in area Virtus e così ci provano spesso dalla distanza. La gara vive di fiammate e alla mezz'ora in Masucci a pasticciare in area pescarese concludendo fuori. Nella ripresa l'avvio delle due squadre è più compassato rispetto al primo tempo e al quattordicesimo c'è un brivido in area virtussina con il pallone che danza pericolosamente dalle parti di Jacobucci con Ben Ali che non riesce però ad intervenire. Le due formazioni si allungano mentre al diciottesimo Oddo richiama in panchina Caprari gettando nella mischia l'attaccante Cappelluzzo. La gara è meno vivace rispetto al primo tempo anche se il Pescara ha di nuovo una buona opportunità al trentatresimo quando in area da posizione angolata Zampano conclude sull'esterno della rete. Inizia la solita girandola di sostituzioni con Massimoddo che manda in campo anche Mitrizza poco prima di un tiro al lato di Palermo al quarantesimo. Il Delfino non sta a guardare e si rivede con Ben Ali al quarantatresimo con un colpo di testa che fa terminare il pallone però sopra la traversa. È l'ultimo sussulto di una gara che permette al Pescara di muovere la classifica, di restare al quarto posto e di continuare ad inseguire la terza piazza. Ma domenica prossima all'Adriatico contro il Lanciano non si potrà fallire l'appuntamento con la vittoria. I ragazzi stanno maturando, ovvio che abbiamo lavorato tanto sotto questo punto di vista perché si deve sempre lavorare su quelli che sono i difetti e ci abbiamo lavorato tanto e stanno migliorando, ma stiamo migliorando anche sulla lettura delle partite, nel senso che purtroppo oggi quando ti mancano due giocatori come Verre e Memushai che sono un po' il motore tecnico di questa squadra fai anche un pochino più fatica. Oggi abbiamo giocato con Torreira fuori ruolo, Ben Ali che è abituato a fare un altro ruolo, insomma Bruno che ha fatto tutti un'ottima partita dal punto di vista della concentrazione, dell'applicazione. Diciamo che abbiamo fatto una partita più sulla quantità che sulla qualità, però a volte serve anche questo. Abbiamo portato via un punto importante perché alla luce dei risultati è un punto importante per gli altri risultati e perché teniamo lontana una diretta concorrente. Quello dello 0-0 è stato un risultato giusto. Che è arrivato la nostra postazione? Sostanzialmente sì, anche se noi sicuramente nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol importanti. Pescara ha risposto col suo classico possesso palla, ci ha messo lì. Però noi siamo stati bravi a concedere poco e niente, poi la partita alla fine del secondo tempo si è un po' spenta, e le squadre si sono un po' annullate, credo che il pareggio possa considerarsi giusto e va bene così, insomma un punto che ci consente a tutti e due di mantenerci in corsa per l'obiettivo dei playoff.